Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Nero Azzurro, bentornati nel canale. Raga, vi giuro che sto facendo i video dalla cameretta, come tanti criticano, ma continueranno sempre a sucarcelo, permettetemi sta frase, con la maglietta dell'Inter, che trovate lo shop per acquistarla qua sotto in descrizione, e fa veramente caldo, sto grondando di sudore. Per il dissing iniziale ci spendo 10 veramente secondi. Ovvero, io non mi sono mai permesso, e magari non sono neanche stato tirato in causa in questo discorso, ma non mi permetterò mai né di giudicare né di dare giudizio mio personale sul lavoro di altre, perché le altre persone sono molto umili. Il resto, se la gente però lo viene a fare a chi fa lo stesso lavoro come me, quindi in una cerchia di persone ci rientro in qualche modo pure io, beh, raga, come ho detto all'inizio, continueranno a sucarcelo. Tolto questo discorso, chiusa questa parentesi, non farò né nomi né niente, tutto, ma tanto l'avete capito benissimo. Edin Dzeko, ormai io ve l'ho già detto, è cosa fatta Dzeko all'Inter. Dzeko all'Inter è cosa fatta. L'unico problema era che Inter e Roma dovevano trovare un accordo. La Roma chiedeva circa 17 milioni, l'Inter si fermava a 10, tra una cosa e l'altra. L'Inter ha inserito Edoardo Vergara. Non ti ingazzare. Edoardo Vergani nella trattativa, così che l'Inter possa accelerare tutto ciò per poi far sì che a Lugano ci sia Edin Dzeko alla corte già di Antonio Conte da provare nei vari schemi e tutto il resto. Mi sono cagato addosso per la porta. Oltre a questo, Vergani è un classe 2001 che l'Inter si priva, quindi subito tutti a dire ma sarà come Zaniolo, sarà regà. Comunque voglio fare un piccolo appello a tutti quelli che dicono ma Zaniolo, sì, Zaniolo, per carità, nessuno mi mette in dubbio nulla, però ha fatto 10 partite bene. Poi? Dove è andato Zaniolo? Gli europei? Quindi il discorso è, ci sta a privarsi dei giovani se l'Inter non ha un cavolo di progetto giovani. L'Inter non ha un progetto giovani. L'Inter non lo ha, non lo ha mai avuto, ma neanche nella sua storia. L'Inter non ha mai lanciato i giovani. Quindi basta questa storia dei giovani, cerchiamo l'esperienza. Bene, Dzeko, 33 anni, sì, ok, lo paghi un cacchio. Per quello che può darti all'Inter comunque subentrando, perché io mi auguro sempre che Dzeko non faccia l'attaccante titolare all'Inter. È tanta tanta roba, come fate a criticare Dzeko e come fate a romperci le palle se diamo un classe 2001? Quel classe 2001 all'Inter non giocherebbe mai. Infatti la seconda opzione per Vergani è essere ceduto a titolo definitivo alla Fiorentina, quindi capite bene che l'Inter non gli sta dando proprio spazio, e se questo ti serve per arrivare a un giocatore che interessa a Conte, allora ben venga a inserire i giovani. Questo è il mio parere. Si dice, si vocifera che appunto l'ufficialità potrebbe arrivare una volta che si è arrivati tutti in ritiro, comunque poco prima, ma Edin Dzeko, ve lo sto ripetendo ancora una volta dopo il video che ho fatto un mese fa praticamente, è un giocatore dell'Inter. State tranquilli, a cosa servirà lo vedrete durante la stagione, date retta a me. Regà, tenetevi perché alle 18 esce un altro video che ho già registrato, che è spettacolare. Pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, nella zona del dolore, all'Inter o Giocato Amore. Shop delle magliette, codice sconto, vi arrivano in un mese a casa, qua sotto. Amala! L'ho detta nella zona del dolore, all'Inter o Giocato Amore, la ripeto.